La laurea magistrale in scienze del governo e politiche pubbliche è una scelta molto mirata. È la migliore per chi vuole entrare in possesso di conoscenze specifiche utili a lavorare sui processi di funzionamento della pubblica amministrazione. La struttura della laurea magistrale consiste dapprima in un solido tronco comune che comprende i 2/3 degli insegnamenti, lo studio di una lingua straniera, stage e laboratori. E poi nella specializzazione successiva, che viene attuata attraverso due curricula, governo delle amministrazioni e governance europea. Questo corso di studi si caratterizza anche per un taglio particolare, lo speciale accento posto sull'acquisizione di competenze. I nostri insegnamenti, per un terzo, hanno una natura metodologico-operativa e mirano anche a fornire strumenti, non solo conoscenze. Ma vediamo cosa dicono di noi i nostri studenti. Mi sono laureato in scienze sociologiche all'Università di Padova e al momento di scegliere che magistrale intraprendere ho scelto scienze del governo e politiche pubbliche. Ho scelto questo tipo di magistrale perché possiede una componente giuridico-amministrativa e una componente sociologica. Ciò mi ha permesso di comprendere in maniera più approfondita gli strumenti e i meccanismi che muovono le istituzioni, sia pubbliche che private. Quando ho scelto questa magistrale, cercavo un corso che mi permettesse di migliorare la mia conoscenza del diritto amministrativo e anche di continuare a studiare la società con le proprie trasformazioni. Inoltre ero interessato ad approfondire la tematica dell'Unione Europea. E ad oggi, a distanza di 2 anni, devo dire che ho fatto la scelta giusta. Ho anche riscontrato che molte cose affrontate in aula mi servono nell'ambito lavorativo. Quindi se anche voi condividete questi interessi, vi consiglio di iscrivervi a questa magistrale. Possiamo raggruppare gli insegnamenti del tronco comune in tre grandi aree. La prima lavora sul quadro di riferimento europeo. Qui troviamo i corsi di diritto costituzionale italiano ed europeo e di politiche europee multilivello. Una seconda area fornisce strumenti fondamentali sulle organizzazioni. Sono i corsi di diritto amministrativo, scienza dell'amministrazione, scienza delle finanze e economia dell'organizzazione e dell'amministrazione. Una terza area, poi, comprende insegnamenti che forniscono strumenti conoscitivi e valutativi, il corso di opinioni e scelte collettive, quello di valutazione delle politiche pubbliche e quello di fonti statistiche e indicatori sociali. Dopo questo grande tronco comune, si aprono i due curricula specialistici. Il curriculum Governance Europea offre insegnamenti fondamentali come diritto privato europeo e politiche dell'Unione Europea per lo sviluppo locale. A questi se ne affiancano altri che tendono a inserire le competenze acquisite entro le dinamiche dello spazio europeo. Il curriculum Governo delle amministrazioni, invece, si caratterizza per lo studio del diritto del lavoro nel pubblico impiego e di valutazione delle performance e dei servizi. Queste due discipline vengono poi completate da altre volte ad approfondire la conoscenza delle pubbliche amministrazioni e anche i rapporti tra queste e la cittadinanza. Ovviamente, al fine di un percorso universitario è anche la collocazione sul mercato del lavoro. Siamo andati a chiedere un parere sull'utilità di questo corso di studi ad alcune delle nostre laureate. Dal punto di vista accademico sono molto soddisfatta di aver scelto questo corso di studi, in quanto nonostante sia un corso improntato sullo studio del settore pubblico, c'è un costante confronto anche con il settore privato e questo io l'ho trovato molto interessante. Dal punto di vista invece professionale posso tranquillamente dire che mi ha aiutata a capire quello che volevo fare poi dopo la laurea e che mi aiuta tutti i giorni a svolgere il mio lavoro attuale.
Quindi, a conti fatti, è una laurea magistrale che vale assolutamente la pena di seguire, in quanto appunto sia dal punto di vista accademico e didattico è molto valida e molto interessante, sia poi per quanto riguarda gli sbocchi professionali che può dare, l'aiuto che può dare poi sia nel pubblico sia nel privato in un eventuale futuro lavorativo. Ho scelto questo corso di laurea perché lavoravo da tempo nella pubblica amministrazione. Al di là delle nozioni acquisite, della carica umana dei docenti e dei compagni di corso, voglio sottolineare l'insegnamento più importante che ho ricevuto, il rispetto nelle opinioni altrui. Ho imparato che non esiste solo una verità, esistono diversi punti dai quali osservare lo stesso fenomeno. Ogni racconto descrive poi una verità parziale. Tutto questo mi ha aiutato ad essere più sicura professionalmente e a impostare un sereno dialogo e un sereno confronto con le persone che tutti i giorni incontro nella mia vita. Gli sbocchi lavorativi cui prepariamo i nostri laureati sono di vario tipo. Livelli direttivi e dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni, impiego nei nuclei di valutazione, nelle assemblee legislative, nelle associazioni che rappresentano interessi e professioni, nelle società di consulenza, negli enti di ricerca e in tutte quelle o imprese o associazioni che cooperano con la pubblica amministrazione. Scienza del governo e politiche pubbliche è una laurea magistrale molto stimolante e molto mirata all'operatività. Può essere anche la vostra strada.